questo punto ti devo chiedere come mai sei andato in Afghanistan e che cosa ne hai riportato indietro da questa esperienza. Beh, sono andato in Afghanistan perché innanzitutto mi hanno proposto di andarci, quindi non mi sono alzato la mattina, il giorno di fine maggio, dicendo voglio andare in Afghanistan, ma qualcuno me l'ha proposto. E la proposta mi è sembrata interessante, quindi ho mandato la mia candidatura, mi hanno selezionato e la motivazione per cui ho mandato la mia candidatura è che pensavo potesse essere un'esperienza interessante sotto vari punti di vista. Uno, perché in generale mi piacerebbe viaggiare per conoscere stili di vita, culture e persone che hanno esperienze diverse dalle mie. E quindi non viaggiare per il viaggiare, ma viaggiare per il conoscere. L'altro è che avrei potuto entrare in contatto con un mondo che non è il mio mondo, e non mi riferisco semplicemente alla società afghana, perché poi è chiaro che essendo stato invitato dagli americani della NATO, essendo l'Afghanistan un paese con un certo livello di rischio, non ho potuto muovermi liberamente, sarei stato un pazzo pensare anche solo di farlo. Quindi, consapevole dei limiti, è comunque stato interessante conoscere parte della società afghana e per altri versi conoscere, visto che sono una persona interessata, come tu sai, in particolare all'evoluzione del mondo dei media e in particolare all'evoluzione del sottoinsieme dei media online e social media, è stato interessante conoscere anche i diplomatici, i militari. Vivere, capire come vivono a prescindere da internet e dai media, per la situazione in cui si trovano e in particolare rispetto a come usano la tecnologia, come usano questi strumenti per comunicare, organizzarsi e avere rapporti con il pubblico e con i media e i giornalisti. Quindi, è un'esperienza che aveva delle potenzialità sotto vari punti di vista e posso dire che mi ha arricchito sotto ognuno di questi punti di vista perché ho frequentato quindi per più o meno un giorno e mezzo dei militari all'interno di un campo militare. Ho fatto delle esperienze che non capitano tutti i giorni, come volare in un'aereo non pressurizzato del 1944 a 3.000 metri d'altezza dove c'è anche poco ossigeno, fare un piccolo volo su un elicottero di quelli usati in Vietnam, quelli che si vedono in tutti i film sul Vietnam, correre anche qualche piccolo rischio, ma tutto sommato molto piccolo, utilizzando poi il giubbotto antiproiettile e del netto, essere in situazioni in cui non mi sono mai sentito in pericolo, ma avevo delle strane sensazioni, come quando la penultima sera che stavo a Kabul vengo a scoprire da Twitter che un quarto d'ora prima un giornalista aveva annunciato che era in corso un attacco terroristico in un albergo che stava a pochi chilometri dal mio, e ho potuto seguirlo in parte attraverso Twitter proprio quando il fatto stava succedendo, quindi a relativamente poca distanza da dove mi trovavo. Quindi tutto insieme, questa settimana, questi 5 in Afghanistan, mi hanno fatto tornare in Italia con la consapevolezza che rispetto proprio all'Afghanistan, quello che viene raccontato oggi dai telegiornali, dai giornali, è una semplificazione, è una banalizzazione di una questione molto più complessa e articolata di quella che appare oggi, non soltanto perché ormai siamo assuefatti all'Afghanistan e quindi fa notizia e se ne parla soltanto quando viene ferito o muore qualche soldato italiano o quando viene ucciso o ferito qualche occidentale, qualche italiano in qualche albergo per qualche attentato a Kabul o da qualche altra parte. Quindi si vede soltanto
il lato drammatico e militare della faccenda, quando invece c'è un processo di ricostruzione che sta andando avanti di pari passo, un governo afghano con tutta la sua emanazione statale, regionale, di forze dell'ordine, di polizia, di Stato, che cresce e che parallelamente sta cercando con l'aiuto occidentale di diventare indipendente, e un percorso di transizione che dovrebbe portare alla fine del 2014 a tutti i militari occidentarsi e a una forza afghana capace di difendersi contro i talebani da sola e con uno Stato in qualche modo ricostruito e aiutato dall'opinione internazionale, dagli stati donatori internazionali. Quindi anche da parte degli afghani un'esigenza di avere oggi un sostegno da parte dell'Occidente, per dell'Occidente che poi comprende anche paesi non diciamo occidentali in senso geografico, come per esempio il Giappone, ma un sostegno per cercare di elevarsi rispetto a essere oggi uno dei 5 paesi più poveri del mondo, consapevoli di tutti i limiti che questa operazione ha, col fatto che l'Afghanistan è un paese tribale e quindi è molto frammentato. La coltivazione del papavero da oppio è molto diffusa e per centinaia di migliaia di famiglie è l'unica fonte di sostentamento, e quindi non è semplicemente sradicandolo che si risolve il problema da un giorno all'altro, e che tutto deve passare per una soluzione politica in cui i talebani prima o poi si convinceranno a lasciare le armi e accettare la Costituzione e cercare di entrare nel processo politico di ricostruzione del paese. E non è neanche da escludere che tra qualche anno ci sia un governo con dentro anche alcuni talebani, perché è normale che sia così. Oggi dai giornali e dai telegiornali italiani e non, tutto questo fenomeno che ho descritto in 5 minuti viene visto soltanto per una piccola parte e semplificato in pillole di un minuto. In genere si parla, appunto, quando se ne parla, soltanto di morti e di feriti, nonostante che l'Italia, per non parlare di altri paesi, comunque l'Italia ha 4.000 militari che stanno lì, e gli abbiamo destinato un sacco di fondi, compresi anche fondi per la ricostruzione, per progetti di cooperazione, eccetera, eccetera, che di cui noi, opinione pubblica, non siamo assolutamente informati, se non andiamo direttamente alle fonti a cercare di capire quello che succede. Quindi questa esperienza mi ha permesso di avere un quadro più ampio di questo fenomeno, proprio perché sono stato coinvolto in prima persona. Quindi ho degli elementi in più rispetto a quelli che avevo quando stavo in Italia, e anche per questa ragione quindi oggi sono molto più sensibile alle notizie che vengono dall'Afghanistan rispetto a quello che ero, a quello che poteva essere solo un mese fa. Una delle domande che ci sono state inviate dai lettori, direi che si possa ricollegare in qualche maniera a questo, è la seguente: qual è l'esperienza che rifaresti subito e quella che non rifaresti mai? La domanda è riferita all'Afghanistan o è in generale? È in generale. È una domanda così generale che non so neanche, si applica a una sfera in particolare, tipo non so. Non lo so, è stata inviata esattamente così come te l'ho letta. Sono un po' quelle domande alla Marzullo che non lo so, non essendo mezzanotte dintorni faccio un po' fatica a rispondere, ma fammici pensare un attimo. L'esperienza che ripeterei subito è quella di aprire il blog che ho aperto nel dicembre del 2002, quindi per quanto appunto uno dice dal dicembre del 2002, prima che qualcuno ti ha cominciato a dare retta, ne è passato del tempo, e poi l'esperienza per esempio dell'Afghanistan è venuta solo adesso che sono 9 anni dopo, quindi dici cavolo, ne è passato del tempo. Questo è un'ulteriore riflessione per dire che le cose, cioè, non ci sono scorciatoie,
Quindi molti che aprono un blog si aspettano dopo 3 mesi che tutti lo leggono, tutti li chiamano, eccetera. In realtà ci vuole del tempo e forse questa è una delle morali della storia del mio blog di cui tutti possono far tesoro. E quindi avessi cominciato non sarei arrivato qua, quindi senz'altro da qualche parte bisogna cominciare e quello senz'altro è un'esperienza che rifarei perché altrimenti non sarei qua. Quello che non rifarei, ma in generale sono una persona che si muove e prende delle decisioni a ragion veduta e quando le prende ci si mette al 100%, quindi non voglio dire che rifarei tutto quello che ho fatto in vita mia così per partito preso senza dare nulla, ma probabilmente anche se ci pensassi un'ora sarebbe difficile trovare qualche esperienza che posso dire che non rifarei. No, non mi viene in mente nessuna, né dal punto di vista professionale, né dal punto di vista delle esperienze politiche che ho avuto nell'impegno diretto, né dal punto di vista dei viaggi, né dal punto di vista delle relazioni con un aspetto che ho messo un po' a capire e che non è un'esperienza che non ripeterei, ma forse ricominciando da zero potrei essere un po' più cauto, è l'aspetto relativo alla privacy, per cui una cosa del fenomeno blog di cui posso dire di essere rimasto un po' scottato, un po' deluso a un certo punto, è l'attenzione morbosa da parte di alcune persone che non mi sarei aspettato e soprattutto da parte di alcune persone che pensavo di conoscere e in realtà si sono rivelate essere diverse da come si ponevano. Quindi questo fenomeno, diciamo così, dell'essere famoso anche solo per poche persone, anche solo su internet, mi ha a un certo punto aperto una finestra di consapevolezza che non avevo e che mi ha fatto capire che la mia ingenuità per certi versi, la mia spontaneità per altri con cui condividevo immagini, video, pensieri rispetto a esperienze personali era da una parte del mio pubblico vista con un'attenzione dal guardare dal buco della serratura e quando ne sono reso consapevole ho messo offline alcune foto, alcuni contenuti e ci penso un po' di più rispetto a condividere esperienze rispetto a quello che facevo prima. Però tutto sommato questo non mi ha limitato e continuo a esprimere pensieri personali sul mio blog personale solo con un po' più di attenzione.